come ti chiami? Luigi Russo. E rappresenti il carro? Madagascar. Come mai avete scelto Madagascar come tema? Abbiamo scelto Madagascar come tema perché è un tema, diciamo, carnevalesco, pieno di colori, pieno di fantasia e, diciamo, eccetera eccetera. Quanti siete in questo gruppo? Siamo 200. 200? E quelli che state lavorando al carro invece? E quelli che stiamo lavorando al carro siamo 10. 10. L'età che è media? 18. 18 anni. È la prima volta che state facendo il carro? Sì. Emozioni, difficoltà? Tantissime, no, difficoltà diciamo poco e niente, perché anche quando avevamo già tutto sotto controllo e stavamo andando tutte cose secondo i piani. Perfetto. E siete, quanto vi manca ancora? Mancano 15 giorni, ancora siamo in alto mare. Quante ore impiegate? Dalle 3 di pomeriggio fino a mezzanotte e mezza. E il materiale che state utilizzando? Il materiale che stiamo utilizzando sono ferro, tondini, carta, cartone, soldini, tante cose. Vi sta aiutando qualcuno? No, tutto autonomo. Tutto autofinanziato? Sì, autofinanziato. Perfetto. E che vuoi da? La carta come la ingollate? La carta abbiamo fatto la colonia artigianalmente con la farina, lo zucchero e il sapone. La ricetta antica? Sì. Ok, ti chiami? Salvatore Lamblai. Quanti anni hai? 13. Cosa fai in questo carro? Ingolo, quello che c'è da fare, passo giornata. È bello realizzare i carri? Bello. Una cosa che ci tenevo a dire, diciamo che sentiamo tutti, che secondo noi il carnevale di Mazzarino dovrà andare avanti, non si dovrebbe fermare mai. Buongiorno, siamo qua con Giuseppe Neri, con i ragazzi che stanno realizzando il carro allegorico per il carnevale 2019 a Mazzarino. Il tema è? Una notte al museo. Una notte al museo. Vediamo qua dietro di noi una bellissima struttura che a quanto pare ci sembra un dinosauro, giusto se non sbaglio. Ci dite come state realizzando e da dove vi è venuta l'idea di questo tema? È un dinosauro grande e abbiamo deciso di fare un altro museo perché c'è il dinosauro. C'è il dinosauro, è una delle cose principali, sì, di questo tema. Ascolta, con cosa è realizzato? Qual è il materiale che usate per realizzare questa struttura? La carta e il cartone. La carta e il cartone. E poi creato una colla voi? Una colla con la farina e il sapone. Ah, farina, sapone, quindi una colla fatta in casa, sì, fai da te. Bravissimi. E quante ore state qua a lavorare? Scendiamo il pomeriggio alle 3 e dopo fino alla notte all'una. Quindi vi prende tanto tempo, siete ragazzi che lavorate, studiate, sì, vi impegna. Quindi a scuola pure la mattina. Vedete i ragazzi quanti sacrifici che fanno per realizzare questa bellissima struttura che non è facile, è molto grande. Siete stati attenti alle misure, sì, che abbiamo dato dal regolamento? Bravi veramente, complimenti, che dire. Ed esce fuori tutta la vostra fantasia perché non è facile. Quindi sono ragazzi che sanno disegnare, che sanno realizzare. E questa cosa vi porta a stare insieme? Sì. Quanti siete questi? 20. 20 organizzatori, tutte e 20 lavorate sulla, sì, struttura, vi date, fate a turno, state tutti insieme? Sì, sì. Fate a turno. Quindi poi questo verrà colorato. Sì. Le difficoltà maggiori che avete riscontrato? Modellare, fare tutta la struttura. Modellare diciamo il cartone. Quanti anni avete in gruppo? La maggior parte 16 anni. 16 anni, ragazzi ancora non maggiorenni che già sono alle prese con questi lavori che non sono facili veramente. Cosa vi spinge a realizzare questo carro? Per il piacere di fare il carnevale, per stare tutti insieme e divertirci. Quindi noi stamattina del comitato stiamo facendo un giro, perché è vero che noi organizziamo il carnevale, però è pur vero che senza i ragazzi che realizzino queste strutture non si potrebbe fare il carnevale. Noi siamo contenti di darvi questa opportunità.
Allora, benvenuti stamattina. Noi del comitato siamo venuti a trovare alcuni ragazzi che stanno realizzando dei carri allegorici per il Carnevale 2019. Siamo presso l'Agriturismo Alfa, che li ospita gentilmente, come stiamo vedendo, e siamo proprio nel vivo della costruzione di un pezzo del carro allegorico di quest'anno. Allora, siamo insieme a Carmelo, Nicolas e Nicolas. Ragazzi, il tema di questo carro è La casa di Topolino. La casa di Topolino. Come vedete, i ragazzi stanno lavorando su un personaggio, diciamo, del carro allegorico. Sono molto bravi e in questa costruzione esce fuori il loro esso artistico, perché non è facile realizzare una figura con questo materiale. Di che cosa vi servite? Di ferro? Che cos'è questo? Una sede collaia per metterci sulla carta e per dargli una forma più realistica. Poi verrà ricoperto con dei giornali? Sì. Colla a caldo, colla... No, colla che la facciamo noi con farina, acqua e giù. Ah, una colla realizzata da voi? Sì. E poi verrà colorato, giusto? Sì, naturalmente. Così ad esempio non sembra ancora niente, no, però in realtà poi questo è lo scheletro del... Di Paperino. Di Paperino. Paperina. Ah, Paperina. Bene, siete veramente molto bravi. Questo abbiamo detto che è una rete a pollaio, questo è fil di ferro. Sì. E verrà ricoperto dai giornali, da una colla realizzata da loro. È il primo anno che fate carri? Sì, il primo anno, la prima volta. Dove è venuta questa idea? Pensando di fare un tema per raccogliere anche i bambini, un tema colorato. Che la casa di cittadini è un tema che riguarda di più cioè, i bambini a livello di un'età tra i 6, 7, 8 anni. Poi Topolino, diciamo, è intramontabile. Sì, e in più anche quest'anno che ha fatto il 90° anniversario abbiamo pensato di farlo come una novità. Ah, perché quest'anno ricorre, quindi... Mi stai aiutando a fare questo carro? Siamo tutti noi ragazzi, alla fine il più grande forse ha un 23 anni, quindi siamo tutti giovani. Difficoltà ne avete incontrato? Ma le difficoltà ci sono, ma ragionando e pensandoci bene si supera tutto. È tutta una questione di... Quante ore impiegate al giorno per... Di solito ci abbiamo lavorato solamente la sera, perché la mattina siamo tutti impegnati con il lavoro. Certo. Ci passiamo il tempo la sera. Quindi anche un modo per stare insieme. Sì, per ma più che altro abbiamo fatto per passare un po' di tempo insieme. E quindi ragazzi, costruendo queste cose, ne approfittano per stare anche lontano dai social. L'abbiamo detto l'altra volta in radio, è un modo per stare insieme. Come fate a realizzare i movimenti delle strutture? Tramite pistoni idraulici, sulle motori elettrici, sempre con un po' di... Guarda Salvo, come è realizzata questa struttura in ferro. Ci vuole veramente tanta fantasia, ci sono dietro tanti sacrifici. E noi ringraziamo i ragazzi, perché è grazie a loro che si realizza il Carnevale 2019. Come ti chiami? Federico Lombardo. Quanti anni hai? 20. Com'è nata questa cosa del carro? È stata una decisione presa da tutti. Nel gruppo siamo una ventina di persone circa.
Abbiamo deciso questo tema. È la prima volta che fate il carro? No, sono già due volte, con questa la terza. La terza anno, quindi gli ultimi tre anni avete partecipato. Sì. Difficoltà che avete riscontrato? A parte i soldi, che vabbè è la cosa più comune che ormai si sente dire. Anche meno male che siamo anche un gruppo, e quindi anche costruire questo, una certa dimensione di questo, abbiamo avuto l'aiuto di tutti i nostri membri, quindi difficoltà. Il carro come si chiama? Le Cronache di Narnia. Come mai avete scelto questo tema? L'abbiamo scelto, ripeto, di nuovo, perché è un gruppo, un'idea tira quello, uno quello, uno quello, abbiamo... Quali sono i materiali che avete utilizzato? Carta, cartone, ferro, colla, farina. Quella artigianale che la facciamo con farina, acqua e zucchero. E sapone. E sapone. Quanti siete concorrenti di questo carro? Tutti i commercianti, anche quelli che ci hanno fatto lo sponsor. O che ci hanno aiutato a darci qualcosa, ferro, prima di tutto, farina, perché la farina è stata tutto lo sponsor. Un po' di materiale. Quante ore impiegate? Mattina, giorno, certo. Pomeriggio, mattina, pomeriggio e sera. Quali sono gli ingredienti per fare un bellissimo carro? Soprattutto la collaborazione di tutti i membri. Solo così puoi salire, puoi fare una cosa di questo. E a volte ci sono delle discussioni nel gruppo e bisogna metterle di lato, perché nel gruppo si sa, 19 test, 20 test, andarle a ragionare è difficile. Però si trova sempre un punto di sì, l'importante è quello, trovare un punto di incontro, perché non si trova sul punto di incontro, non si potrebbe fare, perché discussione su discussione. Ma alla fine vi rendo orgoglioso, giusto? Sì, la cosa più orgogliosa è quando esci la domenica. Sì, sono due giorni, hai sprecato tutto un mese. Ma anche lui, no, veramente. La cosa più bella è quando arrivi nella contrada Canalaro, lì capisci davvero quello che hai fatto e quello che è successo, è quello che è successo nel gruppo. Avete trovato anche difficoltà nel trovare la location? No. Considera che da novembre fino ai primi di gennaio ancora non sappiamo dove andare. Però grazie ai fratelli Meli, perché è un ringraziamento noi soprattutto a loro, perché ci hanno voluto aiutare mettendo anche i mezzi fuori e ogni chiamata. Sono stati sempre... E questo fa parte anche della collaborazione. Certo, sì, infatti, ringraziamo soprattutto anche alla... Ragazzi, forse questo è l'ultimo anno che si farà il carnevale. Voi vi sentite dire qualcosa alle nuove generazioni, ai nuovi ragazzi? Non lo so, io non ci credo, però. Non ci credo. Perché se c'è anche quest'anno non si doveva fare, però siamo qua. Può essere che... non lo so. È un orgoglio di Mazzarina avere il carnevale. Sì, perché siamo invitati da tanti paesi. Quindi andare a rovinare come una tradizione, andarlo a rovinare non mi sembra. Stamattina in compagnia di Antonio Ficarra ci troviamo in contrada Pileri, dove i ragazzi del tema Giù la maschera stanno realizzando un carro allegorico per il carnevale 2019 di Mazzarino. Allora ragazzi, buongiorno, ci dite come mai avete scelto questo tema? Allora, noi abbiamo scelto questo tema perché è un tema molto particolare, perché non abbiamo scelto la solita cosa abbiamo scelto un tema di qualità. Poi in questi giorni uscirà la decisione del nostro caso, però ti dico solo che è un tema di qualità. Da quanto tempo è che ci state lavorando? Precisamente dal 18 gennaio. 18 gennaio. Quanti ragazzi siete che ci state lavorando? Questi quattro, e ci sono altre persone che ci vengono ad aiutare, perché... Voi il complimento, questa è una maschera bellissima, come è composta? Da ferro? Da ferro, dalla pelle e dopo da giorno. La colla la state realizzando voi? Sì, come la fate questa cosa? Facciamo con acqua, farina e zucchero. Quindi una colla fatta biologica. In casa? Una colla biologica. Perché i soldi sono pochi, abbiamo speso tanti soldi. Ancora ne mancano,
mandano molto materiale. Di solito che preventivo di spese avete? Noi tu per giù adesso perché comprate il materiale, giusto? Sì, di cosa vi servite? Come le ha realizzate queste? Noi realizziamo il lo abbiamo anche comprato. C'è una rete da pollaio che sì, fa da sostegno da e le realizzate voi? Sì, no. E vi toglie molto tempo questa realizzazione? Voi lavorate, giusto? Sì, noi veniamo solo la sera. La sera, quando dopo la lavorare. Domenica mattina chi non è al lavoro. L'età media del vostro gruppo? L'età media è 25. Sono ragazzi, e noi vi ringraziamo perché il comitato e la Proloco organizza il carnevale, noi siamo gli organizzatori, però c'è da dire che senza di voi il cuore pulsante siete voi, perché senza di voi non si potrebbe realizzare il carnevale. Siete contenti di realizzare questa? Sì, allora noi abbiamo fatto questo perché siamo partiti all'inizio perché non volevamo fare nulla. Però siccome piace anche a noi fare il carnevale abbiamo continuato a farlo. Diciamo che Mazzarino vuole il carnevale, abbiamo veramente dei ragazzi con un estro artistico non indifferente, perché stiamo girando stamattina per fare delle riprese, per vedere cosa c'è dietro tutta la preparazione. Poi è bello vedere il giorno delle sfilate, però per arrivare a sfilare questi ragazzi lavorano veramente tanto, ed è un modo anche di aggregazione, di stare tutti insieme, di avere qual è la cosa bella del carnevale? La cosa bella è stare tutti insieme, perché alla fine, come dicendo voi, noi ci vediamo con il salto di sera, con gli amici, però ora con questo mese facciamo il carro, siamo tutti insieme, sia grandi che piccoli, siamo tutti insieme. Quindi è una scusa per ritrovarsi quotidianamente, non solo magari una volta alla settimana. Noi siamo contenti che vi diamo questa possibilità. Noi anche, siamo contenti di fare. Che non sia l'ultimo anno, speriamo non sia l'ultimo.